All'asta del mobile ci sono i saldi, con sconti fino al 70%. Diciamo che questa assenza è deludente ed è significativa, così come è stato evidenziato prima, che chi è assente ha sempre torto. Perché noi volevamo confrontarci con le opinioni di questi sanitari che ritengono che il non vaccinarsi sia la strada giusta, corretta, percorribile. In Piemonte siamo sui 17.000, comprensivi medici, infermieri, OSS, di tutto. Domani la richiesta di sospensiva al TAR, adesso che succede? A parte che la sospensiva, hanno rinunciato alla sospensiva, quindi non c'è più. E adesso bisogna vedere se intendono coltivare ancora, perché si considera che addirittura rinuncino al giudizio. E questo è un po' in linea con quello che è l'atteggiamento che hanno tenuto oggi. Che dal momento in cui gli arriva la raccomandata nella quale si è individuato che questo soggetto deve vaccinarsi obbligatoriamente in forza della normativa, da quel momento deve o si vaccina o fornisce le indicazioni che sta facendo seguendo l'iter procedimentale per vaccinarsi, oppure qualora entro il termine che gli viene fissato non provveda, allora parte la procedura con la segnalazione ai consigli all'ordine, la segnalazione al datore di lavoro, il quale datore di lavoro a quel punto deve prendere il provvedimento, rimansionamento, quindi ricollocazione in un ambito dove non sia a contatto con personale, quindi fragili all'interno delle strutture sanitarie, oppure asserita fino alla possibilità di sospensione sino al 31 dicembre. I miei pazienti che io ho avuto, quanti decessi ho avuto? Ricoverato per colica renale e ha preso il Covid in ospedale. Questa cosa è, secondo me, molto sospetta, che non si sia almeno arrivati a un protocollo un pochino più scientifico e anche un pochino più funzionale. Io infatti i pazienti li curavo col cortisone. Sono qui perché voglio capire, io ho studiato ovviamente la questione dal punto di vista giuridico più che medico. Io assisto un gruppo di che ogni giorno cresce di più. Adesso saremo una sessantina. E quali sono le sue perplessità a livello giuridico? Le mie perplessità a livello giuridico sono sulla costituzionalità dell'obbligo vaccinale per i medici e a quanto pare anche per gli insegnanti, verrà varato nei prossimi giorni. Le persone che lei assiste, quali sono i principali dubbi a livello sanitario invece? Hanno paura di reazioni avverse, io ne ho viste coi miei occhi nei centri vaccinali, hanno paura soprattutto di problemi futuri, nel futuro a medio e lungo termine, mirati alle reazioni degli anticorpi. Nel caso dovessero arrivare sospensioni, siete pronti quindi a fare ricorso contro questo problema? Beh, assolutamente sì, ma molti hanno già fatto.